Allora, nonostante questa gara non produce effetti di classifica, però fa sempre male poi uscire dal campo sconfitte. Comunque si è cercato in tutte le maniere. Loro alla prima occasione nel primo tempo sono passate in vantaggio, nel secondo tempo hanno fatto altrettanto, voi ci avete provato da tutte le occasioni. Sì, beh, sarà una partita a senso unico, comunque abbiamo tirato molto in porta, il loro portiere è stato veramente bravo. Anche se era una partita fuori classifica, ce l'abbiamo messa tutta, l'abbiamo preparata bene durante la settimana e comunque abbiamo dato spazio anche alle giocatrici che hanno giocato un po' di meno. Comunque non l'abbiamo mai presa sotto gamba questa partita e abbiamo dato come sempre il massimo, anche se poi il risultato è un po' bugiardo. Ecco, da capolista adesso comunque Lanzio Lavinio ha la possibilità di gestire bene tutto il resto del campionato e soprattutto non abbandonare quello che più conta, la prima posizione. Sì, pure perché comunque abbiamo delle ragazze molto valide, quindi ce la faremo e terremo duro fino alla fine. Ecco, hai messo in risalto il fatto di gestire come in questa gara la possibilità un parco giocatrici, perché si possono fare veramente delle prove nelle gare che poi possono contare veramente tanto. Quanto è importante farsi trovare pronte? È molto importante, comunque ci alleniamo sempre durante la settimana in modo da arrivare alla partita sempre preparate, anche quelle che giocano comunque di meno vengono tutti i giorni, si allenano e danno sempre il massimo. E poi i risultati comunque si vedono, comunque siamo un gruppo molto unito e diamo sempre tutto il massimo. Ecco, non si perde mai, come si dice, la speranza di anche giocare qualche minuto, però è sempre pronti. No, comunque è un'emozione, anche giocare un minuto è un'emozione grandissima, pure perché siamo una bella squadra, un bel gruppo e siamo molto affiatati. E sono fiera di far parte di questa squadra. Grazie.